segno del toro, beh, voi dovete sfruttare ancora questa Venere che transita nel segno dei pesci, una Venere favorevole, è una Venere che vi permette di ottenere anche degli appoggi, un sostegno importante da parte delle persone che vi circondano e del partner in maniera particolare. Quindi se c'è da prendere una decisione in famiglia, fatelo proprio in queste giornate. Poi con Venere nel segno dell'Ariete, diciamo dagli inizi, dai primi giorni di aprile, sarà tutto molto più complicato. Ecco, questo è un momento ideale anche per risolvere alcune tensioni che magari si possono essere registrate all'interno della coppia proprio a partire dall'inizio di questo 2016. E questa è una giornata in cui voi non sarete magari al top della forma fisica e mentale, ma dimostrando disponibilità e generosità nei confronti degli altri potreste ottenere grandi risultati. Andiamo al segno.